Volevo parlarvi di un piccolo spoiler di tipologia di video che magari faremo. Allora, visto che per Natale di solito si ricevono i regali, a meno che voi non viviate in Transilvania e Babbo Natale non arriva, per chi ci crede, per chi non ci crede, arriverà Franco, il pupazzo di mandarini che abbiamo fatto durante l'ora di cucina a scuola, però questi sono dettagli. E la tipologia di video che potrebbe uscire sono gli unboxing, perché è ovviamente a Natale, se siete bravi, ricevete i regali. E chi è che non è bravo a Natale, eh? Chi ragazzi di voi? Chi ragazzi non fa il bravo a Natale, eh? Quindi, non so se vi potrebbe piacere qualche video di unboxing, ad esempio, o magari delle recensioni, dei consigli su magari quale tipo di attrezzatura, se volete iniziare a fare YouTube, potete comprare. Non come me, stupido, che ho comprato un portatile quando con meno soldi potevo comprarmi un fisso con una 3090. Questo portatile c'è una 3080, ma dettagli. Io che ho speso 3.100 franchi, quindi circa 2.800 euro per un portatile, quando magari con 2.500 mi potevo prendere un fisso con la 3090, ad esempio, non so più o meno i costi, però penso che una scheda grafica adesso costi sui 1.400-1.600 euro se la prendete su Amazon. Però, dettagli. Quindi, se avete delle tipologie di video da consigliarmi, mettetemele qua nei commenti, perché sono un po' corto di idee. Poi ho pensato che potrei anche portare spesso dei vlog, quando finalmente mi arriverà una cosa che unboxeremo a Natale, ovviamente. Unboxeremo. Ragazzi, è un po' che non vi faccio vedere questa. Ah, ora sono molto contento. Basta, ho rotto le palle, sì, lo so. Però potremmo fare un po' di vlog, un po' di timelapse, ad esempio, di luoghi dove vado, non lo so, cioè, ci sono tante idee che potremmo portare qui. Magari se avete in mente delle cose che non riuscite a fare, ad esempio, non lo so, cosa banale, non riuscire a mettere delle shaders, ad esempio, dei video tutorial, ecco, mi piacerebbe farne perché sono, boh, vogliato a quelle cose. Quindi scrivetemi nei commenti se ci sono tutorial su cui magari potrei portarvi dei contenuti, sempre li porterò sempre se saprò come farli, ecco. Perché se non so nemmeno io la soluzione, non posso portarli ovviamente. Quindi, cioè, se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con Franco ha il cappello di gomma. Facciamo così ragazzi, in ogni video, se riuscirete a rimanere fino alla fine, se mi ricordo, vi metterò un hashtag da mettere nei commenti. I primi tre che metteranno l'hashtag che metterò sempre alla fine del video, che vi dirò alla fine del video oppure durante il video, avranno un cuoricino al commento. Quindi se vi interessa, anche se so che non vi interesserà, fatelo. Quindi noi, da me è tutto, ci possiamo vedere in un prossimo video, non prima di aver visualizzato una cosa intelligente. Perfetto, ora possiamo veramente abbandonarci. Vi ricordo hashtag Franco al cappello di gomma nei commenti. Certo che scelgo proprio degli hashtag strani, eh? Io non posso essere una persona normale nella mia vita.